grande al cuore è questo splendido busto del maestro Gioacchino Rossini. E non soltanto per quello che ha significato per la storia del Teatro La Scala, e quindi diciamo un po' il contraltare buffo di tutto il repertorio serio che invece diciamo ha fatto grande questo teatro, ma anche perché attraverso tutte le sue opere serie che sono state anche qui rappresentate ha aperto la strada per quello che è stato poi lo sviluppo delle opere di un autore per esempio così importante come Giuseppe Verdi per il Teatro La Scala, e in più perché sono affezionato a lui per tutto quello che ha significato per la mia carriera. E non soltanto in giro per il mondo, ma soprattutto qui al Teatro La Scala, dove ho cantato Barbieri di Siviglia due volte, in due allestimenti, la Cenerentola, il Turco in Italia, che poi abbiamo inciso con il maestro Chai Li, che è stato anche un disco pluripremiato, e quindi diciamo è stato gli Italiani in Algeri, che ho cantato anche nello spettacolo di Polnero due volte, quindi è stato veramente l'autore che più ha significato per me in questo teatro. Ed è per questo che gli sono grato ed è per questo che ogni volta che vengo a Milano passo in questo splendido posto che è il Museo del Teatro alla Scala per poter rendere omaggio a lui, ma anche a tutti gli altri grandissimi autori che sono qui rappresentati attraverso oggetti, quadri, documenti. Un posto veramente magico in cui vi invito a venire appena potete.